Buongiorno miei piccoli raggi di sole, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Fa stranissimo pensare che inizio questo video qua in camera e lo finirò direttamente a Seoul. Come vi ho spiegato nello scorso vlog, che tra l'altro se ve lo siete perso è dove abbiamo fatto anche i nuovi capelli, ho letto tutti i vostri commenti e vi sono piaciuti molto. Io in realtà non vedo l'ora che si tolga questo sprazzo di colore perché tornino biondi, ma comunque siamo appunto in partenza. Dico siamo perché ormai tanto parlo al plurale, perché siamo noi, io, tu che stai guardando. Quindi sono felice di potervi portare in questa avventura. Gli ultimi giorni sono passati velocissimi, non me ne sono neanche accorta. Stavo guardando il countdown qualche giorno fa e stavamo meno 24 giorni, l'ho riguardato ed era tipo meno 2 e ero tipo what the fuck. Ma sono ovviamente molto contenta. Come potete vedere dallo sfondo lì ci sono le valigie che mi attendono e non ho ancora fatto nulla. Ovviamente mi porterò il bagaglio, questo qui da stiva. Devo ancora capire bene quanti chili sono con la compagnia aerea, perché l'altra volta volavo con una compagnia asiatica che era appunto asiana. Stavolta, soprattutto per una questione risparmio, devo essere onesta, ho preso una compagnia che non c'entra nulla con l'Asia, anzi è una compagnia, credo sia araba, che si chiama Saudia, però è comunque un volo, cioè, dignitoso, quindi proveremo anche questa esperienza. Niente bibimbap sull'aereo, mi sa. Ovviamente farò lo scalo, quindi non è un volo diretto, parto da Roma, arrivo a Riyadh, da Riyadh poi a Seoul, ma tanto poi vi spiegherò tutto quanto bene. Anzi, in questo video, se vi interessa poi viaggiare appunto in Asia, vi dirò anche tutto quello che serve per entrare, ma ci arriveremo passo per passo, almeno non vi intaso tutto all'inizio, altrimenti non ci capite niente. Intanto stavo finendo di settare il mio Apple Tag qua, perché dopo l'ultima esperienza della valigia capite bene che non me la voglio rischiare, quindi questo lo metterò nel bagaglio appunto da imbarcare. E appunto qui poi c'è il bagaglio a mano, dove solitamente io ci metto cose tipo scarpe, accessori, borse, tutte quelle robe lì, insomma. Detto ciò, quindi adesso mi metto a vedere un po' di cose da portare. Soprattutto inizio a vedere le cose per il bagno, le cose di lavoro, le cose tecnologiche, e divido tutto nelle mie pochettine. E poi quando avrò fatto vi farò vedere, perché se riprendo tutto il processo non ne usciamo più. Ok, piccolo salto temporale, infatti mi vedete truccata perché mi sono vista con alcune amiche, ho fatto gli ultimi saluti, come se veramente dovessi andare in guerra. C'è stata anche la live di JK, c'è stata anche la live di JK, tra l'altro, e sono in altissimo mare. Questo è il bagaglio a mano, praticamente ci ho buttato quello che vedevo, che potenzialmente mi poteva servire, ce l'ho buttato, ok, da sistemare. Quella è ancora totalmente vuota. Qui c'è lo zainetto in costruzione praticamente. Ho cominciato a mettere insomma passaporto, documenti, medicine, mascherine, i liquidi. E dulcis in fondo avevo lasciato lo stendino fuori perché mio padre era a casa, quindi ha piovicicato e mi ha piovuto sui panni che dovevo portarmi. Quindi, allora, dovete sapere che io non ho asciugatrice a casa, quindi li sto lavando adesso, li sto rilavando e spero si asciughino per domani. Cioè, guarda caso, non è che erano magliettine, cioè sono proprio le felpe che avevo appositamente preso, quindi anche belle doppie. Spero si asciughino, se no domani mi dovrò mettere tra il tampone e il resto ad asciugare anche i panni uno per uno, letteralmente. Allora ragazzi, è leggermente tardi, è 1:30 di notte. Mi state aiutando a fare una diretta su Instagram? No, l'ho formulata male. Sto spalpolando. Con una diretta su Instagram mi state aiutando a fare la valigia. Qui c'è del saluto, come potete vedere. In tutto ciò sono ancora così. Qui manca tutta la parte dei vestiti. Qua più o meno, però abbiamo chiuso quello a mano. Buongiorno raggi di sole, sono in farmacia per fare il tampone. Ci sto solo io, quindi penso ci metterò veramente 3 secondi. Mi sono catapultata fuori, neanche ho fatto colazione, e per me questa cosa è stranissima, però ero troppo in ansia, mi devo togliere questo pensiero, così mando subito i dettagli per fare il QR code e via. Come avete visto, tampone fatto, ovviamente negativa per fortuna. Ora stavo facendo il Q-code, vi metto tanto tutti i link sotto nell'info box per quanto riguarda i documenti, le cose che vi servono. Il Q-code è tutto quello che raccoglie le vostre informazioni personali da presentare una volta che arrivate lì. Mettete tutte le vostre info, l'unica cosa un po' pallosa è che chiedono un indirizzo e un numero di qualcuno che avete lì in Corea. Io ad esempio ho messo le info del proprietario dell'Airbnb, quella è l'unica cosa noiosa. Comunque ve lo mandano per email, oppure io adesso
adesso lo sto stampando per così sicurezza. E ce la fa, la ragazza arriva in aeroporto, il mio bagaglio a mano, di cui mi hanno già messo l'etichettina, fa stranissimo vederlo scritto in arabo. Sono letteralmente le 2:24, io sono arrivata 20 minuti fa e già ho fatto tutto. Non c'è nessuno in aeroporto, ho fatto subito i controlli, ho fatto subito il check-in, mi hanno dato i biglietti e tutto quanto, ho imbarcato i bagagli, la valigia pesava alla fine 22 kg e qualcosa, comunque proprio al limite. Nel mentre penso mi vedrò una puntata dell'avvocata Wu, che ieri sono uscite quelle nuove. Tra l'altro vedo che l'Apple Tag funziona. Mi dice, vedete, che mi sono dimenticata qualcosa behind me. E non vedo l'ora di iniziare. Cioè, in realtà è già iniziato, devo solo processarlo. Vi spiego anche cosa mi hanno chiesto al check-in, che ovviamente avevo prima fatto online e poi al banco per imbarcare il bagaglio. Prima di partire in Corea dovete fare il KETA, che è la versione appunto del visto coreana, che è valido 2 anni da quando lo fate. Lo fate sul sito, dovete pagare una somma comunque relativamente bassa, tra gli 7 e i 10 euro mi pare, e ogni volta che tornate in Corea nell'arco di questi 2 anni potete stare massimo 90 giorni. L'altra volta sono stata 10 giorni, poi sono tornata ovviamente in Italia, sono stata un po' qua e ritorno per 2 mesi, quindi quello è molto semplice da fare. E ovviamente io ho dovuto fare il tampone prepartenza, ma da domani, che è il 3, questa cosa non ci sarà più, quindi sì, me la sono quasi scampata, ma no, vabbè, non fa niente. Però dovete fare poi quello all'arrivo, ma ve ne parlerò una volta che saremo arrivati. Sono appena arrivata a Riyadh, effettivamente mi mancava questa parte del mondo, letteralmente io sfranta. Sto cercando di connettermi a internet ma non funziona. Sono andata anche al centro assistenza, mi sono fatta dare tipo la linea che usano loro praticamente, cercando di impietosirli. Ho detto, io devo far sapere a mia madre che sono arrivata, e lei, ok, ti do questa, ma non funziona neanche quella. Quindi sono un attimo bloccata in questo vortice. Tra l'altro fa caldissimo. Raga, sono scesa all'aereo ma di un caldo, cioè quest'anno mi sono fatta tutte le zone del mondo. Sono appena arrivata alla casa, c'è stata una mezza peripezia, più che altro perché non avendo internet sul telefono mi sono dovuta collegare all'uscita della metro. Per fortuna sono uscita letteralmente, cioè, dove stavo l'altra volta, dove mi ero incontrata con Marco, non so se vi ricordate, e mi è sembrato di non essere mai tornata a casa, cioè mi è sembrato di rimanere lì. Sono uscita, ho detto, ancora qui un'altra volta, e quindi la casa è veramente super 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 vicina da dove stavamo appunto la scorsa volta. Domani ve la faccio vedere bene, prima che la distruggo e gli faccio, però ve la faccio vedere bene domani, perché adesso sono un po' provata. Più che altro, cioè, sento che devo fare una doccia e il bagno è un po' particolare. È una casa carinissima, però il bagno è leggermente particolare perché non hanno le docce come le intendiamo noi qua.
E quindi sì, ecco, sarà un'esperienza. Quindi adesso vado a fare un giretto, vi porto a vedere i mini market. E visto che oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno in cui c'è il Magic Shop di JK per il suo compleanno, vado a vedere se lo trovo, perché dovrebbe stare appunto proprio qua. Quindi non voglio perdermelo, visto che lo chiudono appunto oggi che è il 3 e già è scattata la mezzanotte, quindi in teoria qui è già 4 di settembre. Io e l'amico qua solitari, noi ripercorrendo i passi, ragazzi. Questo era l'hotel dove stavamo l'altra volta, il Rise and Shine. Ma vi giuro, provo delle emozioni contrastanti, perché dico, cioè, è come se veramente fossi tornata ieri. Cioè, non mi è neanche sembrato di fare 20 ore di volo, perché ho fatto 5 ore da Roma a Riyadh, poi altre 10-11 da Riyadh a Seoul. L'aereo ho pure fatto ritardo, però va bene, non mi hanno fatto problemi con il tampone, per fortuna. Mi sono un secondo spogliata, adesso mi vado subito a fare la doccia, se riuscirò a farla. Qua che è partita, oddio. Perdonatemi, ma stamattina Namjoon era in aeroporto e nessuno me l'ha detto. Comunque, mi sono presa appunto l'acqua. Poi quando viene anche Ross andremo a fare una spesina un po' più completa, perché questo ovviamente adesso è nei convenience store. Devo ancora entrare in un vero supermercato coreano. Poi tra l'altro qui ho la mia T-Money, che è quella della metro, anche se penso ne siano rimasti 5.000 di won dentro, infatti poi devo ricaricare anche l'altra. Banana milk extra, perché ogni tanto fanno tipo il 2x1. Adesso la missione ovviamente è fare la doccia, sistemare la valigia, più o meno mettere a posto quello che posso mettere a posto, ecco. E domani iniziare una nuova giornata e quindi ovviamente poi un nuovo vlog. Qui vi do un piccolo sneak peek della casa, ma ripeto, domani ve la faccio vedere bene. Penso domani andrò a fare sempre i giri per quanto riguarda le cose di JK e i vari caffè, perché ovviamente essendo passato il suo compleanno, come vedete, poi anche tipo il Magic Shop non l'ho trovato, cioè lo stavano letteralmente smantellando quando sono passata. Ma se mi seguite su Instagram sicuramente avrete visto anche lì qualcosina. Ci sono rimasta perché ho detto, se l'aereo arrivava in tempo, come mi ero calcolata tutto quanto, come sempre proprio al minuto, ce l'avrei fatta a vederlo, invece niente. Che vi devo dire? Sarà per l'anno prossimo. Che altro, non ho ancora la scheda telefonica, perché la devo andare a prendere lunedì. Non mi voglio muovere proprio troppo troppo troppo. Vorrei andare a cercare le scarpe che ho visto a tutti, che sicuro qui a Onde ci stanno, che sono le Infradito, quelle fatte tipo gommosine, cioè sembrano un misto tra Crocs, slider e Infradito. Le voglio. Poi staremo a vedere. Per oggi vi do la buonanotte, perché ovviamente sull'aereo non ho dormito. Ho letto, cioè ho letteralmente 15 ore di lettura mi sono fatta. Il tempo mi è passato comunque. Ci sono tipo quelle 2-3 ore che non passano mai, però alla fine è andata. Tra l'altro c'era l'aereo che diciamo era mezzo vuoto, quindi ci hanno messo tutti in fila singola e mi sono potuta stendere. Per la prima volta in tutta la mia vita in aereo ho dormito stesa. Non è cosa. Cioè avrò dormito un'oretta e basta, poi stavo scomoda, c'avevo i crampi, non lo so. Sono contentissima di portarvi in questa avventura, ripeto, vedremo un sacco di cose, veramente tante, tante, tante. Datemi il tempo di organizzare tutto e arrivo. E ripeto, seguitemi anche su TikTok, perché lì prendo, faccio video a caso, tipo come ho fatto stasera. E ci vediamo presto.